Noi abbiamo iniziato a immaginare e a parlare dello stadio Flaminio quando eravamo ancora consiglieri di opposizione, perché ci siamo sempre domandati cosa potessimo fare di quel bellissimo stadio che però versava in uno stato di abbandono. Quando ci siamo seduti a governare questa città, abbiamo ripreso quell'idea e con grande determinazione. Abbiamo voluto lasciare fuori sostanzialmente tutte le voci di chi voleva, di chi ci diceva che sarebbe stato impossibile. E sebbene non sia stato facile, siamo arrivati dopo anni ad avere questo lavoro, questo piano di conservazione. Quindi grazie per la tenacia, grazie per aver creduto in quello che all'epoca era un sogno, oggettivamente. Era un sogno, ci prendevano per pazzi, no? E invece oggi voi ci avete dimostrato che è possibile, grazie a un lavoro attento, grazie all'utilizzo di tecniche anche molto moderne, perché abbiamo visto che avete lavorato con i droni, con l'H-beam, quindi avete lavorato con tutta una serie di strumenti estremamente moderni e ci avete dimostrato che la rigenerazione urbana non è per forza quella che distrugge e ricostruisce, ma può essere conservativa. Conservativa con un certo grado di flessibilità. Partiamo da questo per lavorare sul Flaminio e sul contesto. E credo che a breve, insomma, ci saranno possibilità evidentemente di sviluppo che grazie a questo piano di conservazione diventeranno sempre più concrete. Quindi grazie per il lavoro fatto, davvero grazie non è abbastanza, ma vi prego di accettarlo perché davvero per noi questa era una sfida importante. Sono contenta di averla vinta insieme e di aver dimostrato a tutti che la città può, come dire, tornare a lavorare, no? A mettersi in moto, mantenendo però salde radici rispetto alla sua identità. Quindi davvero grazie a tutti.